iniziato i progetti di accoglienza 10 anni fa. Era un paese in via di spopolamento, era un paese dove ogni anno ci lasciavano 20-25 nostri cittadini, dove nascevano 3-4 persone. C'era una sorta di sfiducia collettiva, chiudevano le scuole, chiudeva la posta, le comunicazioni erano difficili e bisognava inventarsi un motivo per fare in modo che la gente rimanesse in loco. E quindi abbiamo pensato alle nuove residenze, abbiamo incrociato le nostre idee con le idee dell'accoglienza dei rifugiati. Ci sono delle cooperative locali che gestiscono tutto questo loro percorso, mediazione culturale, mediazione linguistica, mediazione giuridica, case nel centro storico, quindi ripopolamento del centro storico, microeconomia, tutte le spese che ci sono, ma soprattutto anche l'occupazione di tante ragazze, di tanti nostri ragazzi che hanno frequentato le università in scienze sociali, in psicologia, che sono mediatori linguistici, mediatori culturali. Siamo partiti con 15, poi siamo passati a 30, adesso abbiamo un centinaio e abbiamo anche due bei progetti per minori stranieri non accompagnati, che è una delle piaghe in questo momento, perché i minori stranieri non accompagnati sono passati da 2 anni fa 11.000 a quest'anno 20.000. Nel nostro piccolo paese ha prodotto risorsa perché l'arrivo di questi migranti effettivamente non sono un pericolo come qualcuno sostiene, ma sono delle vere e proprie risorse, perché si possono mettere in atto dei progetti di solidarietà, progetti lavorativi, progetti utili alla collettività. Comunque all'interno delle famiglie c'è grande partecipazione da questi immigrati che ben si prestano, diciamo, a quello che è la vita quotidiana di tutti i giorni. Ci sono ragazzi che vanno nei campi, ci sono ragazzi che danno aiuto anche agli anziani, ed è una bella realtà. È una bella realtà perché dal 2011 questo progetto via via sta andando avanti sempre in una maniera più positiva. Noi abbiamo attuato con l'immigrazione, con l'accoglienza, un patto di mutuo e reciproco soccorso tra le popolazioni residenti e le persone accolte. Noi diamo loro la possibilità di conoscere cos'è l'Europa, di avviarli a una vita che sia diversa, perché arrivano nelle condizioni che tutti quanti conoscete, quindi la preparazione, la mediazione e tutto il resto, e loro ci danno la possibilità di far rimanere questi nostri ragazzi all'interno dei nostri paesi. E se considerate che in questi progetti il 70% sono donne, per la Calabria è una rivoluzione vera e propria. A vedere che ne sono i ragazzi di colori con i ragazzi del posto a giocare a pallone, a chiacchierare, a correre, andare in scuola insieme è una cosa positiva, è una cosa che fa rallegra il cuore e quindi ci dà speranza, ci dà futuro.